Buongiorno a tutti, siamo qui con Rosario Fiorentino al centro di Sorrento, proprio una città che si sta riprendendo. Un messaggio molto importante oggi, 1° maggio, per i lavoratori, la situazione, come la stai vivendo, come la senti, come la percepisci? Buongiorno a tutti. La prima questione che noi nella giornata della festa del lavoro poniamo al centro è dignità dei lavoratori e contratti a tempo pieno. Questa è la prima richiesta. Poi destagionalizzazione, puntare a lavorare di più e soprattutto lavorare con qualità. Quindi con garbo, ma devo rispondere ai presidenti delle varie associazioni di categoria datoriali, che dicono due cose inesatte. Una sulla questione che non si trova personale per il reddito di cittadinanza e l'altra che gli extracomunitari hanno salvato il turismo. Qualcuno che addirittura ha detto ma vengono gli ucraini, ci ha colpito negativamente. Anche perché gli ucraini per il nostro più grande rispetto e solidarietà, ma usare questo tipo di termini è proprio sbagliato, lo sai, no? Esatto, ci sta pure una qualità di vita che vogliono gli italiani, ma vogliono pure gli ucraini, cioè tutti gli esseri umani. Ma c'è proprio un pressappochismo di chi si permette di dire parole del genere, perché significa che da qui a qualche anno, se va avanti la politica, diciamo, del mettere dei tamburi, delle pezze per poi andare avanti, e si peggiorano invece le condizioni di qualità, noi dobbiamo rendere appetibile ai lavoratori, al mondo del lavoro, ai giovani, il turismo, la filiera del turismo. Cioè i lavoratori si devono sentire appagati, devono essere riconosciute professionalità, competenze e soprattutto uno stipendio dignitoso. E non solo, Rosario, io ho sentito alcuni lavoratori che a parte la questione dello stipendio parlano anche di qualità della vita, cioè molte persone vorrebbero anche, diciamo, orari meno massacranti, la possibilità di doppi turni, perché anche il Covid ha fatto stare 2 anni fermi, ha fatto capire anche a molte persone che esiste anche una vita oltre lo stare chiuso dentro un ristorante. Certo. Ci stanno alcuni paesi in Europa e stanno i doppi turni, possono lavorare di tutti, lavorare meglio. Sì, ci sono imprenditori che hanno iniziato con sacrifici, soprattutto sul piano aziendale, ad inserire diciamo dei meccanismi del genere che servono a migliorare la qualità della vita, perché uno può vedere la famiglia, cioè c'è anche questo, migliorare la qualità della vita, ma soprattutto far mantenere ai lavoratori quel sorriso, quel livello di ospitalità, di accoglienza che ci ha reso famosi nel mondo. Esatto, noi grazie. Abbiamo un elemento fondante della qualità del nostro turismo ed è quello che volevamo dire, è la forza lavoro. Se noi disperdiamo questo aspetto, da qui a qualche anno avremo delle forti ripercussioni in termini di lavoro e anche quindi di utilizzo degli impianti di turismo. Auguriamo a tutti un buon 1° maggio. Un buon 1° maggio. È il lavoro col sorriso, le persone devono vivere in serenità. Certo. Grazie. Certo.